Ciao a tutti ragazzi da Core109 e bentornati sul mio canale per questo nuovissimo video. Oggi siamo qui con una nuovissima parte della Nuzlocke Challenge a Pokémon Smeraldo. Allora, ho allenato un bel po' la squadra, come vedete adesso questo è il risultato. Alla media del 50 la squadra, spero sapete fare la media matematica. Comunque basta aggiungere e togliere dal 50, per esempio, faccio un esempio. Togliete 50, quindi 3 più 3 più 1 fa 7, quindi distribuite questi 7 a questi 3, diamo 3 a lui, rimangono 4, e 2 2 fa 50, quindi 50, meglio matematica ragazzi, perfetto. Quindi in questa parte cosa faremo ragazzi? In questa parte cominceremo perlomeno, non so se finiremo, cominceremo, cioè non so cosa fare, però sicuramente faremo la via vittoria. Allora, vi devo dire delle cose. Ho allenato i Pokémon sicuramente proprio nella via vittoria, ho già fatto qualche allenatore, ho fatto questa qui e uno dentro, non mi ricordo quale, e andremo appunto nella via vittoria. Ho cambiato qualche mossa a qualcuno in modo che avessero tutti gli MN, tipo roba del genere. Poi quando arriveremo in fondo, prima di cominciare con il Super 4, metterò di nuovo a posto le mosse. Io non mi ricordo benissimo la vittoria, però qualcosina mi ricordo, dai adesso non esageriamo. Questo qui avevo sfidato, eccolo qui, questo avevo sfidato. Io cercherò di farlo abbastanza rapidamente, quindi senza fare per esempio trovare tutti gli strumenti, cose del genere, fare una cosa abbastanza rapida. Quindi è una Nuzlocke, cerchiamo di non farci ammazzare i Pokémon, questo è l'importante. Surf e via. Ah vero, non avevo lui il proprio, però è meglio a questo punto. Georaggio, prima che lui ci usi una mossa di tipo erba, quindi ci ammazzi. Io direi che con Niantic possiamo usare Uber Surf e farlo morire, perfetto. Come MN dovrei averle tutte addirittura, quindi non avrò problemi di questo tipo. Qui devo andare di qui se non sbaglio, esatto, qui c'è cascata. Che ha il nostro Sharknado, perfetto. No, non voglio rischiare ragazzi, perché non ha Nuzlocke. Anche se ho abbastanza strumenti, non voglio rischiare. Voglio assolutamente fare una parte di vittoria, magari solo una, ecco, senza rischiare, senza esagerare, ecco. Quindi in teoria dobbiamo andare per di qui, giusto? E mo chi si ricorda dove devo andare? Io provo ad andare di qua. Preferirei non fare lotto in doppio per non rischiare. E i livelli sono abbastanza livellati, quindi mi va benissimo. Per le Nuzlocke va bene così, se lo sapete. Se seguite qualche Nuzlocke sapete che è così. Intanto vado di qua, vediamo. Se non sbaglio qui, questa è la parte finale. No, sono già arrivato, sono un figo, ma di quei fighi pazzeschi. Perché io mi ricordo che la vittoria non era così facile. Siamo messi bene ragazzi, siamo messi bene, siamo quasi alla fine addirittura. Non ci credo, siamo già arrivati. No, io me lo ricordavo come un incubo questa vittoria, invece non è difficile. Grande. Allora, comunque ci mettiamo un bel ciccio che proprio ci sta perfettamente. Si protegge, ma ora no. E invece si protegge due volte, maledetto. Ora lo battiamo, perfetto. Ragazzi, wow, finita la vittoria. No, vi vedo. Come li ho scartati. Quindi ci fa un Mavalino, un Rubino Zaffiro, ma non è Smeraldo a quanto pare. E quindi Iridopoli parte superiore. Ragazzi, ci siamo. E io sbaglio. La musica è splendida. Il posto è splendido. Accesso alla Lega Pokémon. Una mia vittoria fatta in tempi di record. Guardate che figata, che sembra molto diverso così. Oh. Davvero, una mia vittoria fatta in tempi di record e siamo subito nella Lega Pokémon. Davvero, forse con Flash ci metto molto meno. Ricordandomela un po' ci metto molto meno. Senza sfidare allenatore, senza prendere gli strumenti ci metto molto meno. Però è davvero figo. Quindi ho anche un po' di tempo per fare shopping insieme a voi. Ho anche... no, comunque no, 50 me ne bastano. Repellente, non mi serve più, ora sto facendo quello totale invece. Ah beh, ce l'abbiamo tutto, non ci preoccupiamo. Parliamo con questi due tizi e finisce il repellente, non mi interessa più niente. E possiamo avere l'accesso. Perfetto, quindi ragazzi, direi che questa parte è stata anche breve, adesso, è stata davvero bella perché ho pensato di farla così in modo breve. Bene, cosa devo dirvi? Io tra questa e la prossima parte non so se allenare i Pokémon o no. Sicuramente metterò un po' a posto gli MN, gli MT, quello che si dice, togliendo tutti gli MN inutili e mettendo delle mosse nuove. Spero di essere stato chiaro. Quindi ragazzi, per questa parte è tutto, mi raccomando, mi piace, scrivete, commentate, qui era la vostra 409 e ci vediamo con un prossimo video. Ciao ciao!